Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo nuovo video acquisti del mese di ottobre. Ok, in questo mese di acquisti sarà un po' misto, quindi ci saranno giochi sia della PlayStation 3 sia della Xbox 360 che i film in Blu-ray. Quindi iniziamo subito dai giochi PlayStation 3. Assassin's Creed 4 Black Flag, che avevo fatto anche l'unboxing, a cui sto giocando. Vi chiedo scusa perché avrei dovuto mettere dei gameplay, ma io deficiente ho iniziato a giocare e dopo 3 ore e mezza di gioco più o meno mi sono accorto che non avevo attivato la registrazione del game capture, quindi devo rifare tutto, però vabbè. Tra l'altro mi sono accorto che il retrocopertina di questo titolo ha un'altra immagine che sarebbe questa. Volendo si potrebbe anche tenerla al contrario, che è molto bella. Qui viene raffigurato il logo degli assassini con il teschio dei pirati e di qua il nostro Kenway. Molto bella questa retrocopertina, tra l'altro. Ok, rimettiamo dentro tutto questa piccola parentesi qua. Poi Batman Arkham Origin, che anche questo avevo fatto l'unboxing. Beyond, che sul mio canale troverete i gameplay dall'inizio alla fine. Adesso ho registrato, cioè sto finendo di registrare tutti i finali e metterò un video, una specie di video lungo dove ci saranno tutti i filmati, i finali di questo gioco. Poi andiamo a un altro titolo che è non è un titolo nuovo, ma non è neanche un titolo abbastanza recente, ma è un regalo che mi è stato fatto da un amico, che è Bioshock Infinite. Ok, lo ringrazio, tanto lui sa chi è, vincitore di oltre 80 premi, e anche questo ha una retrocopertina, quindi questo Bioshock Infinite mi mancava. Completare la mia saga su PlayStation 3, e quindi questo è un titolo che appunto mi è stato regalato da un amico. E ora passiamo all'unico titolo Xbox 360 che ho preso, che sarebbe Formula 1 2013 Classic Edition in questa sovra copertina cartonata. Voilà, in questa sovra copertina vedete un po' come si può dire, specchiata, no? Anche questo è molto bello. Ok, la parte giochi è finita. Ora passiamo ai titoli film, ai Blu-ray, con il recupero di Sylvester Stallone Rocky Balboa, che sarebbe l'ultimo. Ormai avete visto nel mio video, nella mia collezione di DVD e Blu-ray, che avevo questa collezione in DVD. Purtroppo non ho voluto ricomprarli tutti in Blu-ray, ma ho voluto recuperare quello che mi mancava. Poi Una notte da leoni 3, che mi mancava, quindi anche questo è appena uscito, diciamo. The Long Ranger con Johnny Depp, chi non l'ha preso veramente è bellissimo, fin da avere, da vedere. E poi ultimo acquisto, After Earth con Will Smith e Jaden Smith, padre e figlio anche nella realtà. Quindi, il pericolo reale, la paura è una scelta. Questo ancora non l'ho visto. Tra l'altro non ho bene capito perché questo è stato masterizzato in 4K, che dovrebbe essere il nuovo formato, che dovrebbe essere 4 volte superiore al Full HD. Credo. Vabbè. E poi, come avete già visto nel mega unboxing, abbiamo anche il video acquisto della trilogia completa di Batman, quelli di Christopher Nolan, praticamente Batman Begins, il Cavaliere Oscuro e il Cavaliere Oscuro Ritorno. Ok, qui è tutto da Genetic DNA e vi aspetto ai prossimi video. Ciao ciao a tutti e buon weekend.